Allora, da un paio di giorni ci siamo imbarcati in questa avventura della comprensione della natura dell'amore e di quanto possa essere utile questo per affrontare questo periodo storico. Abbiamo visto che l'amore è come la luce, come l'acqua che sgorga e in base all'intensità e in base all'oggetto col quale viene in contatto, può avere diverse gradazioni. Abbiamo visto come l'amore richieda prima di tutto che ci sia la determinazione a vivere. L'amore prima di tutto è amore per la vita. Senza l'amore per la vita, nessun altro amore può esistere. Se un seme non sboccia, se una sorgente non sgorga, se noi non riusciamo ad avere amore per la nostra esistenza e la determinazione necessaria per vivere. E adesso vediamo il rapporto tra l'amore e il piacere. È un rapporto ambivalente e anche la nostra società ci manda un messaggio ambivalente, perché da una parte, come dire, il piacere è qualcosa che ognuno di noi ricerca. Però, quando lo ottieni, molto spesso la società ti fa sentire in colpa, ti fa sentire egoista, ti fa sentire in peccato, in mancanza. Quindi, come relazionarci? Come riconoscere la manifestazione dell'amore nella ricerca del piacere, nell'accettazione del piacere? La questione ancora una volta è uno nell'accettazione del fatto che è naturale, anche una volta che il fiore, torniamo alle nostre metafore, una volta che il fiore, che il germoglio sboccia, in questo sbocciare, se il fiore sentisse qualcosa sentirebbe piacere, prima di tutto. Se l'acqua sgorgando prova piacere, cioè il piacere è il segno del rispetto della nostra natura. Il piacere è segno che stiamo vivendo e onorando la vita. Quindi amare il piacere dovrebbe far parte della nostra vita perché è esattamente una manifestazione dell'amore. E quindi accettare il piacere è qualcosa che noi possiamo fare e non cadere nella tentazione della colpa è qualcosa che noi possiamo fare. Se noi puliamo il nostro sguardo, puliamo il nostro atteggiamento nei confronti del piacere, accettiamo che rispettare la nostra vera natura ci porta piacere e quando non la rispettiamo ci porta dolore. Questo è qualcosa che noi possiamo fare. Quindi quando ci chiediamo come posso fare di questi tempi, accetta il piacere. Conosce la vera natura del piacere come manifestazione del rispetto della tua natura più vera. Lascia che ti guidi. Se qualche cosa ti provoca piacere, è un segno che stai andando nella direzione giusta, è un segno che l'amore sta cominciando a sgorgare. Certo, non è sufficiente se ti fermi lì, se ti identifichi con il piacere e nasce poi tutto quello che di più materialistico, egoistico, narcisistico, la nostra vita può esprimere. Quindi è ovvio che la questione non è fermarsi al piacere, ma la questione è accettare il piacere, riconoscere, viverlo senza giudicarlo, permettercelo e accettare di non sentirsi in colpa, così come se di questi tempi tu stai facendo una scelta che ti fa sentire bene. Non sentiamoci in colpa, assumiamoci la responsabilità di fare ciò che ci fa piacere. E così si schiudono le porte dell'evoluzione, si schiude quello che c'è dopo, si chiude la stanza successiva. Ma se tu ti blocchi e se tu contrasti o giudichi o ti senti in colpa per il piacere, non si schiude la porta successiva. Il fiore non sboccia se si sente in colpa. La sorgente non sgorga se si sente in colpa, si blocca, se
il piacere dello sgorgare, il piacere dell'emanare, il piacere del vivere, il piacere del sentire l'eros che sale e si manifesta nella vita. La primavera è erotica, la creatività è erotica, ogni manifestazione di abbondanza, di ricchezza, di bellezza è eros che si libera e produce piacere. Quindi proviamo a riflettere sulla vera natura del piacere, che passa attraverso accettazione, passa attraverso liberazione dalla colpa, passa attraverso fluire assieme e riconoscere quello che ci indica le porte che ci schiude oltre.